Siamo ad un nuovo match della Terrons League numero 3. Ad incontrarsi già al terzo turno, se non sbaglio, il terzo turno, Lucas contro Simmax. Io sono Drept e Magistris al commento, e qui di fianco c'è Sam Link, nostro ospite speciale di questa edizione. Alla loser già. Purtroppo già eliminato, mi dispiace. Bene, passiamo quindi al match. Potete cominciare, ragazzi. Lucas contro Simmax, un match che è stato fatto ieri allo scorso Terrors League. Intanto assistiamo all'arrivo di Pref. Finalmente arriva Pref e ci fa andare avanti nella bracket. Potete partire, ragazzi, quando volete. Allora, vediamo il match che ci stiamo a vedere. Sono Max sta dicendo lo stage, lo vedo molto perplesso. Secondo me si sta allacciando i lacci, vedi. Comunque, vediamo come personaggi scelta Rob e Zero Suit Samus. Allora, Lucas Bello, mi ha confessato prima dell'inizio di questo torneo che vuole provare, per il torneo di Pisa che ci sarà fra pochissimo, fra una settimana e meno, vuole provare i suoi sub main per vedere se riesce a portarli ad un livello tale da poter switchare i propri personaggi. Simmax invece va col suo Rob, solito personaggio, uno dei più forti in Italia, secondo forse solo a Lance. Comincia il match tra questi due. Allora, sono Lucas, ha preso molto Zero Suit, un personaggio che mi piace veramente particolare. Esattamente, Zero Suit Samus, un personaggio molto molto forte, sicuramente nella top 3 dei personaggi più forti di questo gioco, almeno secondo il mio modesto parere. Intanto vediamo che inizia il match, è una fase neutrale di gioco, una fase di spacing, si studiano, si colpiscono raramente. Ecco lì, piazzato il gyro, non riesce a raccoglierlo Simmax, e il suo gioco è molto concentrato sul piazzamento di questo gyro, soprattutto in fase di edge. Leoni tenta la presa, la schiva, ottimo Simmax. Vediamo lì, di nuovo cerca di punire, ma lo spot dodge di Lucas permette di schivare questo attacco. 63%, cerca un read di due giorni prima, ma non va. Vediamo. Ciao, Preffi. No, attenzione col neutral air, che come ti diceva il buon Necrosis è magnetico e riesce a colpire. Ancora cerca di far rimbalzare il laser, i trick da parte di Simmax. Cerca di leggere questa cosa, dash attack, anche se è un range misero. Riesce a prendere e lì punisce il recupero sbagliato. Sbaglia il recupero Lucas, spotta, e quindi solo 31% sul dannometro di Rob, mentre Samus tutto a zero deve recuperare più di un intero stock. Attenzione, una stringa! Secondo me ha rischiato molto, anche perché non avrebbe ucciso un personaggio. La fiera dei suicidi. Tutti i match che sto commentando hanno almeno uno o due suicidi nel match. Appunto. Quindi Lucas, noi ci aspettiamo che ritorni sul suo main, ovvero Luigi. Sui suoi passi. Penso di sì, anche perché non penso che voglia andare in loser bracket già al terzo turno, come ho fatto io al primo turno, insomma. Niente. Invece non cambia. Stanno scendendo. Però stavano stage notando come il gyro. Stavo notando come il gyro dà molto fastidio al paralyzer. Esattamente. Cioè, lo blocca, cioè, forse questa cosa aiuta moltissimo il matchup di Rob. Il paralyzer oltre al down smash sono le uniche due maniere in cui riesce poi a piazzare. Sì, esattamente. Il punto è che Zero Suit Samus ha un comparto aereo, gli aereos hanno uno startup molto veloce. Invece Rob al contrario, soprattutto lagless, a parte il dirlo. Esattamente, molto lagless, soprattutto su landing lag. E Rob invece dei aerial molto lenti. Però Simmax riesce a piazzare molto bene il timing per mettere a segno i suoi colpi. Conosce perfettamente la frame data. Allora, Lucas rimane su Zero Suit Samus in questo momento. È fiducioso del fatto che voglia portare i suoi sub main a questi tornei importanti. Vediamo lì, la situazione inizia con un pareggio simile alla situazione di prima, dove si scambiavano colpi, la percentuale era simile, poi Simmax ha preso il sopravvento. Vediamo se succederà la stessa cosa anche qui. Attenzione, legge benissimo, down smash che piazza quasi sempre Simmax in questo momento. Scuda, perfetto, power shield da parte di Sim. Vediamo lì, ha letto la rollata, ma la jab di Zero Suit Samus è molto molto veloce. Visto come dicevo, esattamente come dicevo il Magistix. Blocca il paralyzer. E quindi blocca gran parte del gioco di Zero Suit Samus, perché è un personaggio molto forte, molto difficile da usare, ma che in di per sé ha poco mix up. Setta le kill quasi sempre allo stesso modo.
è molto difficile uccidere dagli smash, uccide quasi sempre solo dagli aerial. Vedete, infatti lì il gioco aereo è perfetto. Lucas è un giocatore che predilige molto il gioco aereo, sia con Luigi, con Falco che è il suo secondo, e anche con Zero Suit Samus, che è la sua arma principale sicuramente. Vediamo che qui... diciamo che è un personaggio che si allinea allo stile di Luca. Esattamente, esattamente. E in questo momento il vantaggio è proprio di Lucas, che deve cercare di mettere questa kill. Rob è molto difficile da uccidere. Uno, perché è un recupero molto molto ampio, molto duraturo. Due, perché è molto pesante. Quindi in questo matchup la difficoltà a uccidere si sente tanta attenzione. Aggressività, piazza questa trappola. Lucas la sorpassa, ne evade bene, diciamo. Vediamo qui, salta. Non usa il gyro, scompare. La jab ha bloccato la down smashing. È un match di blocchi di attacchi. Le mosse vanno in gank molto molto spesso. Vediamo qui, si entra di nuovo la stessa trappola. Lucas cerca di andare all'indietro e ci riesce. Attenzione, down smash, ma purtroppo è dall'altra parte. Mi piazza lì, non la piazza perfettamente come fa di solito. Attenzione, è la piazza. Lucas, bellissimo. Porta questa kill. Bellissimo. È il primo vantaggio del suo match. Bellissima la parte di Lucas. Attenzione, vediamo se prova. Ecco, lo sapevo. Aveva ancora il down beat. E lì il down smash kill anche dall'altra parte. Una giocata tipica da parte di Simmax, che ci fa vedere ora questi trick sull'edge. Una giocata, dicevo, tipica di Simmax, quella di prima baitare con il down air per poi mettersi sullo stage e fare down smash quando l'avversario rolla all'interno del campo si risalendo dall'edge, appunto. Tutto questo cancellando perfettamente il video. Esattamente, esattamente. È davvero bravissimo a fare questa cosa. E il vantaggio questa volta è di Simmax, ma davvero di poco. Un match molto più equilibrato. E lo stage, non ne abbiamo parlato, lo stage Omega. Mi favorisce Rob. Favorisce assolutamente, perché le piattaforme possono aiutare molto. Esattamente. Ma ha scelto Lucas comunque. Ottimo. Dipende da quale roba comunque parliamo. Simmax non ha uno stile molto camperoso, cosa che verrebbe avvantaggiata dall'Omega. Ottimo. Invece punta tutto sulle read e sugli aerei. Vedo qui, attenzione, un'altra read cercata due giorni prima questa volta. Attenzione, cerca di respingere. Attenzione, perché questo, side B può uccidere. Mancata occasione di Zero Fit. Per il punish, esattamente. Devo lì, attenzione, piazza lì. Solo Sim sa quando scende. Infatti lo prende subito, perfettamente il timing. Vediamo lì, è impressione psicologica sull'edge, cosa che Sim sa fare perfettamente. Piazza lì, ma l'invincibilità di Zero Switch Samus va sopra ogni cosa. Il laser colpisce ancora, 124%. Basta davvero poco per killare questo Rob. Ma il Rage Effect di Zero Switch Samus può fare grandissime cose in questo dentro. Meteora sullo stage. Non va, attenzione, lo prende. Prende ancora il gyro, lo piazza lì. È lì. Ha fatto la cosa più saggia, prendersi il gyro up smash. Ha preso il gyro, ovviamente, per non essere ucciso. Davvero Lucas sta facendo uno sforzo mentale davvero, davvero egregio, davvero forte. Vediamo qui, e non riesce mai a piazzare questo neutral B. Lucas, attenzione, mamma mia, la schivata. È difficile queste fasi, attenzione, non killa, 159%, basta davvero un niente. Col gyro. Attenzione il gyro, vediamo cosa si inventerà Simmax. Lo mette là, aggrappa molto bene, sta facendo un lavoro fantastico sull'edge Lucas per proteggersi. Però forse proprio questo manderà sul nervosismo lo Simmax. Andiamo a vedere, è lì, non colpisce, ma tiene sempre questo gyro per le mani. Sta cercando di fare un trick con quell'oggetto. Vediamo lì, attenzione, cerca di piazzare, ma mai è riuscito a piazzare questo neutral B. E lì lo prende con il laser a 139%, ancora niente. Vediamo, il gyro è lì piazzato ancora. Mamma mia, mi fate cerca cuore, di colpire. Down smash che non va. Sarebbe potuto costare la kill, 193%. Ormai è percentuale davvero critica per Zero Suit Samus. Ma anche Rob rischia tantissimo. Un Rage Effect che supera il 150%. È il massimo a cui poteva puntare Lucas. Mamma mia. Vediamo qui, attenzione. Al minimo errore. Qua nessuno molla. Tira indietro la gamba, attenzione, il primo piazzato, ma allo stesso modo, attenzione, ma che punish. Vediamo con il neutral air, 202%, piazza ancora, un po' monotono Lucas, ma Simmax non riesce a controllare questo gioco. Mamma mia, che non uccide, piazza lì, cerca una trappola, sta ancora scendendo, Lucas lo spinge, fa mandare in aria il gyro, attenzione, il gyro è tornato per vendicarsi di Wall-E. Arriva il back air,
Sembra quasi la finale, ragazzi, ma siamo solo al terzo turno di Winner Bracket. Rubiamo, rubiamo, questo è il nostro motto. Ma qui non ha rubato. Perfetta giocata da parte di Lucas. 1-1, match fantastico. Match salvato. Match fantastico. Davvero un piacere poterlo commentare, anche se già non avrò voce dopo questo match probabilmente. Dovevi vedere. Bene, abbiamo visto come Steam Max, quando non riesce a uccidere va nel pallone, non riesce a settare la kill. Lucas è riuscito a leggere molto bene il gioco di spam, il gioco di gyro, laser, le trappole sull'edge, tutte queste cose. Lucas è davvero, secondo me, il giocatore che ha fatto il più grande miglioramento dall'inizio dei Partenopean Tournament. È davvero diventato forte. E avremo il piacere di averlo a Pisa con noi per portare avanti il nome della Terrons Crew. Quindi aspettateci, toscani, milanesi, liguri, perché Lucas e Sim Max stanno per arrivare. E questa non è una grand final, ve lo ricordo. Intanto assurdo. Stage Striking, e stanno ancora discutendo. Come? La grafica non c'è il microfono. Ah, ok. Comunque, abbiamo visto come Simmax stava lì a pensare. Allora, Simmax è molto diciamo, secondo me è un poco presa male, pochino. Simmax probabilmente è il giocatore nella Terrors Crew che sa gestire meglio la pressione da torneo. Non è la pref. No. Esattamente. Ci apprestiamo quindi su Smashville a avere lo scontro finale. Zero Suit Samus contro Rob. Game 3. Allora, start. Questa piattaforma chi aiuta? La piattaforma può aiutare Zero Suit Samus in fase di up air, ma anche se Luca non è molto ferrato su questa combo, è molto più bravo a mettere i back air e i fair. Piattaforma che può consentire trappole a Rob con il gyro, deviare il laser. Diciamo che è uno stage neutrale per tutti e due. Forse un po' più vantaggioso per Zero Suit Samus a questo punto. Ha voluto scegliere la neutralità, Sim Max. Eccolo lì, a pair. Anche contando il problema, non poteva riscegliere lo stage iniziale. Esattamente, non lo piazza bene. E match che inizia con molto equilibrio. Attenzione, bello, ecco. Ah, per ancora, no! Si mangia il secondo salto, sì, che avrebbe potuto costare la stock per Sim Max sicuramente. Attenzione, legge l'air dodge, ottimo Sim Max, che con queste read ci fa davvero sognare, davvero forte, ferratissimo. Vediamo lì, approfitta del salto e quindi la read per mettere quel fair. Vediamo lì ancora. Mi piace molto l'utilizzo della jab da parte di Lucas, perché la jab di tipo frame 2, esattamente, molto veloce, e quindi out of shield è davvero molto valida. Vediamo lì, utilizzo. Cerca di piazzare qualcosa. Il gyros è una costante di questi match, piazzato sempre lì a disturbare. Anche se Zero Samus deve saltellare continuamente questo gioco di bait continuo. Attenzione, non basta ancora, ci vuole un rage effect maggiore o una percentuale maggiore da parte. Attenzione, eccolo. Forse ora no, non ancora. Basta, c'è sempre un altro 10%. Non mi sembra una TI ottimale da parte di Lucas. No, assolutamente. Però a questo punto, attenzione, neutral air. Scende il gyro come un Beyblade. Eccolo lì. Attenzione, cerca un altro read. Ottimo. Ma Lucas non ha capito. Down smash e Lilac. L'uccisione va sicuramente. Mamma mia. 1-0 per Simax in questo match. Ottimo back air. Una cosa che usa davvero poco, secondo me, Lucas in questo momento, e che è un'arma molto importante per Zero Suit Samus, ma di cui ci vuole molta skill per utilizzarlo, è sicuramente il down B. Down B non è stato molto usato. 114%, percentuale molto alta per Rob, deve trovare subito la kill a questo punto. Lo stage spike non cerca di andare off stage, perché Rob punisce molto bene, e specialmente Sim Max
ti vede un anno prima quando fai qualcosa. Attenzione, cerca, ottimo, la legge ottimo, lì, la legge ottimo, lì. Solita giocata, la gente è sempre paura di questo. Oddio, nuovo no, UA, mamma mia. Non va. Attenzione, cerca questo hard read. 69%, forse sarebbe morto. 69 da parte di Lucas, che viene cancellata subito da Rob. Attenzione, da un smash che copre un sacco. Una hitbox enorme a terra. Questa piazza è formidabile. B-Stock, B-Stock. E ha letto tutto, Sim Max. Davvero ottima giocata. Sim, le stream si porta a casa questo match. E noi quindi allora, vi salutiamo. Veramente, va detto, Max ha dimostrato che è stata una cosa. Cioè, ha capito Luca. Ecco. Sì, è una delle peculiarità di Rob. Luca è molto aggressivo, molto bravo sull'aerial, ma Sim Max è ferratissimo sulle read. E quindi perfettamente. Quindi finisce questo match. Noi vi ricordiamo di mettere mi piace alla pagina Facebook della Terranos Crew, iscrivervi al canale YouTube della Terranos Crew. Ah, sta sopra, giustamente, vero. E vi ricordiamo anche di iscrivervi a Smash Bros Italia. Aumentiamo, facciamo crescere questa grande community che con Smash 4 sta diventando grandiosa. Assolutamente. E niente. Ciao, you! Ciao!